per recuperare il pallone, se lui si gira e torna indietro, il pallone poi ce lo troviamo a recuperare 50 metri lontano dalla porta avversaria. Quindi quello è il concetto che io sto cercando di metterlo in testa, di recuperare il pallone da dove lo perdiamo in avanti. Sì. Siamo rimasti alti, non perché dobbiamo tornare indietro per recuperarlo, stiamo là, lo recuperiamo là, lascia stare che è stato un errore del portiere, loro, ma eravamo lì, lui non è tornato indietro. Lui è rimasto lì, ha recuperato e ha fatto l'assist per Vitale. Sì, diciamo che bisognava pensare soprattutto all'atteggiamento. Poi nel secondo tempo è stata un'altra partita con la girandola di Cambi. Sì, anche perché poi c'erano due ragazzi in prova, pure il portiere in prova. Sì. Ma ti ripeto, il risultato è conta la domenica, non adesso. Sì, relativo. E quindi oggi dovevamo più che altro fare una prestazione a livello mentale, faceva molto caldo e quindi... Sì. Più che altro, ripeto, i moduli, la parte tattica, tecnica nel calcio è già inventato tutto, quindi basta avere un atteggiamento positivo, è quello che mi sono portato via da oggi. Se lei ha detto che il risultato conta domenica, sì. Proprio in vista della partita di domenica, che è una trasferta difficile a Marcianise, sì. La squadra come arriva al debutto in campionato? Beh, siamo, come sapete, siamo partiti in ritardo. Domenica sarà un mese che siamo insieme, sono 30 giorni, sono anche pochi, ma io preferisco sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, sono ottimista, cercheremo di fare una buona partita con le nostre idee, poi non è che io qua adesso mi metto a dire no, so tutto della Marcianese, no, buonasera. Scopriremo anche domenica strada facendo, ma l'importante è che ci concentriamo sulle nostre cose, sull'avere l'atteggiamento giusto che ci vuole per affrontare un campionato difficile come la Serie D. E quindi da domenica iniziamo a fare sul serio e quindi penso che siamo pronti. Poi dopo il 90esimo ti dirò. Mister, quali sono i vantaggi di essere partiti da solo un mese e quali gli svantaggi di essere partiti da solo un mese? Considerando che ancora... Sì, svantaggio fisico sicuramente. Per carità, cioè non metto le mani avanti, non voglio creare alibi, perché anche nella partita di Coppa Italia secondo me stavamo anche bene fisicamente e siamo riusciti almeno fino a quando siamo rimasti in 11 a fare una buona partita fisica e quindi potrebbe essere magari un po' un problema eventualmente fisico, se parliamo di quali potrebbero essere i problemi. Vantaggi magari che eventualmente psicologicamente questo stesso ti può fare dare qualcosa in più, perché tu dici non ho eventualmente la responsabilità e eventualmente riesci a dare qualcosa in più. L'entusiasmo, io vedo molto entusiasmo, loro hanno anche molta voglia di iniziare e quindi questo potrebbe essere anche una cosa positiva, perché se ci mancassero ancora 2 settimane avremmo avuto tempo di prepararci meglio fisicamente, ma l'ansia eventualmente di voler giocare come ce l'hanno adesso magari tra 2 settimane non ce l'avremo. Mister, quanto incide questo andirivieni di calciatori, di ciechi, non c'è questa incertezza, il mercato aperto, no. Hai firmato, mi trasferisco, è un po' difficile, un po' complicato questo, però e per lei che cosa manca in questa squadra? Ma manca, eventualmente stiamo valutando anche un terzo portiere, oggi c'era anche un ragazzo in prova, quello che è finito la partita, e vediamo di vedere se riusciamo a chiudere, secondo me Francesco Maio, il ragazzo che ha fatto il gol, che comunque dovrebbe fare il tesseramento tra adesso o domani, ma più tardi, è andato via Guarro, ma... per motivi personali. Sì, lui ha voluto andare via. C'è Visciano e probabilmente se riusciamo a trovare qualche under terzino sinistro potremo eventualmente essere al completo, diciamo. Se mi può tracciare un brevissimo profilo di Vitale, Maio e Caraccio. Sì, Maio è una punta centrale, con caratteristiche appunto simili a quelle che avevo io, insomma, di venire incontro, poter tenere la palla, far salire la squadra. Quello che mancava. Sì, eventualmente sì. Caraccio mi piace soprattutto il suo modo di interpretare anche gli allenamenti, di non mollare mai, non perché sia argentino, ma ha queste caratteristiche appunto di avere uno spirito che può contagiare anche il resto dei compagni
È più una seconda punta, però giocando con Vitale si può adattare molto a fare la prima punta, ma è uno che gli piace anche andare fuori, può crossare eventualmente anche per un taglio di Ciccio, di Vitale o di un esterno che si possa inserire. Vitale è il capitano, l'ho scelto anche per il suo attaccamento alla causa. Lui è chiaro che è più una seconda punta, uno che può tagliare molto in diagonale, che può dare molta profondità soprattutto. Ma cosa mi è piaciuto di lui è il suo atteggiamento, l'attaccamento a questo nuovo progetto, per quello l'ho scelto anche capitano subito. Inizia il Marcianise? Beh, avevamo come idea che potrebbero giocare 4-3-3, invece sembra che si possano schierare 4-4-2, quindi se è 4-4-2 vuol dire che saranno i duelli individuali a risolvere la partita, soprattutto a centrocampo, saremo uno contro uno. So che hanno una punta centrale come quella della Sarnese, brava fisicamente a tenere palla, a far salire la squadra, quindi dovremmo stare attenti un po' alle palle lunghe, a cercare di anticiparlo, se non riusciamo a anticiparlo, a staccarsi dietro. Mi sa che il campo è sintetico o erba naturale? No, erba naturale mi sa, no? Cioè, normale. Sintetico? Quello della Marcianese? Sì. Mi sembra di no. Che cosa potrebbe cambiare a seconda della superficie? Beh, secondo me dovremmo essere più veloci, perché sì, qua secondo me con l'erba sintetica, con l'erba normale. Mister, se fosse cattivo tempo, quindi campo pesante eventualmente su un campo naturale. Bisogna non può giocare, beh, è squalificato. Il calcio comunque, sì, è calcio comunque, no? Non è che è pallanuoto. Mister, riassumendo quello che ci siamo detti, possiamo dire che la parola d'ordine è l'atteggiamento. Sì, assolutamente. Assolutamente. L'interpretazione iniziale. Assolutamente. Non... Il calcio, ripeto, è tutto inventato. È inutile che io mi metto qua a dire moduli. No, qualora l'approccio dovesse essere positivo. Assolutamente. Poi quale sarà l'approccio, il prossimo step? Dove si lavorerà? Sicuramente migliorare fisicamente, che quello ci lo darà sicuramente le partite. E tatticamente, secondo me, il fatto di rischiare di essere uno contro uno dietro per poter far alzare i terzini e creare superiorità numerica a centrocampo, penso che sia la cosa su cui stiamo puntando e continueremo a puntare sicuramente. Sì. Questa è l'ultima battuta proprio in vista di questo debutto in campionato. Si sente dire qualcosa ai tifosi, perché diciamo la tifoseria è un po' spaccata. Sì. Ma un po' quello che l'hai detto all'inizio, io mi piacerebbe ritrovare l'entusiasmo, chiaramente lo dovremmo trasmettere noi con delle buone prestazioni e con dei risultati soprattutto, però torno a quella partita di 3-4 anni fa, col Verona, che io avrei scommesso che questo stadio aveva la capacità per 15.000 persone, invece è lo stesso, e quindi ritrovare quell'entusiasmo è quello che mi auguro, perché alla fine noi allenatori, o noi quando ero calciatore, chi ci fa diventare famoso, tra virgolette, chi ci porta su sono i tifosi, non la stampa. Quanto può incidere sull'aspetto dei tifosi, quello che loro vedono come l'ennesimo anno societario un po' sospeso a mezz'aria? Ma io non dipende da me questo, dipende da... Però può incidere, diciamo, sull'attaccamento, sul... Dal tifosi? Sì. La mia questione personale, dal mio punto di vista personale, no. Perché io sono tifoso del Gimnasia Esgrima La Plata in Argentina e io tifo per i colori. Quindi non tifo per il Pampa Sosa o per la punta centrale o per il dirigente. Tifo per i miei colori. Io seguo i miei colori. Magari qua è diverso, un'altra mentalità, non parlo di Sorrento, parlo in generale, e so che sono molto importanti queste cose, a livello di avere un'organizzazione perfetta, ma neanche noi abbiamo un'organizzazione perfetta, invece io vedo sempre il bicchiere messo pieno, quindi io seguo i colori, io sono tifoso del Gimnasia, io guardo i colori, chi indossa i colori a me non me ne frega niente, io voglio che quella maglia esca sudata, quindi io le ho detto anche ai tifosi, io prima di essere un calciatore, adesso un allenatore, sono anche un tifoso del calcio e lo vivo con la passione, con l'amore, quindi io seguo i miei colori, non seguo chi indossa i miei colori. Questa è una questione mia personale. Questa è proprio l'ultima cosa. Siccome lei giustamente ha detto che vuole che si riaccenda l'entusiasmo, certo. Così come anche parlando con diversi dirigenti hanno detto che questo sarà un anno di transizione, certo.
e quindi magari immaginando degli alti e bassi difficilmente si potrà creare quell'entusiasmo. Quindi magari anche l'anno prossimo vuole essere il timoniere di un Sorrento che alzi un po' l'asticella degli obiettivi. Ma io penso solo alla Marcianese, alla partita di domenica, quello che succederà tra un anno io non so cosa mangerò stasera, quindi so che adesso devo andare negli spogliatoi, parlare con lo staff e con qualche ragazzo che sia rimasto lì. Io vivo del presente, non mi piace pensare al futuro, neanche al passato. Potrei stare qua 3 ore o di più a parlare del mio passato, ma non mi interessa. E quindi in questo momento